Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei preferiti del mese di luglio. Il tempo sta correndo così veloce quest'anno. Aiuto ragazzi, mi sembra che io sto facendo soltanto preferiti del mese, tutti gli altri video del mese non lo so, passano velocissimi. Oggi vi parlerò dei preferiti, appunto, del mese di luglio, delle cose che ho utilizzato e scoperto in questo mese. Alcune cose sono nuove, alcune cose sono dei ritorni, alcune cose già le avete sentite nominare in altri video. Sono sicura che mi chiederete il rossetto che indosso in questo momento. Se volete vedere il tutorial di questo look super semplice, super fresco, super estivo, dovete aspettare qualche giorno. Vedrete presto come realizzare il tutto. Quello che ho di diverso rispetto all'altro video è soltanto il rossetto. In particolare sulle labbra ho la matita Long Lasting Lip Liner di Wycon nel colore 11 e poi sopra ci ho messo il rossetto di NYX Full Throttle nel colore 05, che è un colore pazzesco, cioè secondo me è bellissimo. Andatelo a vedere. Iniziamo subito con il video dei preferiti di luglio. Allora, primo fra tutti, questo qui già l'avete visto nei preferiti dell'anno scorso. Il motivo è semplice, sto parlando della palette di Morphe Dare to Create 39A. Facciamo una piccola premessa: Morphe adesso credo non sarà rivenduto quasi più in nessun sito perché hanno aperto tutti i vari Morphe tipo America, Canada, Europa. Se volete acquistare prodotti di Morphe, andate sul sito di Morphe e scegliete la sezione Europa. Non pagate dogana, i prezzi sono in euro e insomma non c'è nient'altro da dire. Questa palette era uscita per Natale, ve ne avevo parlato di quanto la amassi, mi piace tantissimo. Se vi piace sperimentare un po' con i colori, realizzare anche trucchi neutri, però vedete gli ombretti sono tutti abbastanza scuri, questa palette è favolosa. Era un'edizione limitata per questo inverno, l'hanno messa nella linea permanente, non potevano non farla, è troppo troppo bella. Gli ombretti si sfumano benissimo, sono super pigmentati, c'è una grandissima varietà di colori. Insomma, se vi piace dovete prenderla perché la qualità è top. Il prezzo non mi sembra sia neanche altissimo, ora non ricordo perché l'ho acquistata tanto tempo fa, però qui dentro ci sono 39 ombretti e insomma, anche se costasse più o meno 45 euro, voglio dire, ci aggiriamo intorno all'euro per la singola cialdina. Uno dei prodotti che ho scoperto insieme a voi testandolo questo mese è stato il Bourjois Healthy Mix Serum Foundation. È praticamente una versione più leggera e più gelosa del classico Bourjois Healthy Mix. Il colore che ho provato io è il 52 Vanilla, per come sono in questo momento è perfetto, in modo che riuscite a regolarvi un pochino con il colore. La copertura è bassa, non vi aspettate un fondotinta che copra quello che avete sul viso. Questo fondotinta serve soltanto ad uniformare l'incarnato, lo rende luminosissimo, il che mi piace tantissimo. È perfetto per una pelle sia giovanissima, magari penso ad un adolescente che vuole approcciarsi al fondotinta, che inizia appunto ad utilizzarlo. Mi raccomando, se siete piccolissime, non utilizzate fondotinta, non ne avete bisogno, aspettate qualche anno e poi lo utilizzerete. Appunto, se vi state iniziando ad approcciare fondotinta, questo qui credo sia perfetto. È perfetto anche per una pelle matura, è veramente super leggero, super idratante. Dura nell'arco della giornata, anche se con questo caldo potrebbe sciogliersi, però se lo fissate bene e avete una pelle non particolarmente grassa, è un fondotinta che durerà sul vostro viso. È adatto appunto ad una pelle da normale a secca. Mista tendente a secca potrebbe andar bene. Se la vostra pelle già si lucida di suo, ve lo sconsiglio perché già di suo è un fondotinta luminoso. Rimaniamo in tema viso, ho tre prodotti di Bourjois da farvi vedere. Ho voluto acquistare il correttore sempre della stessa linea, quindi Healthy Mix Concealer, il mio nel colore 51 Light. È un correttore favoloso, io mi sono follemente innamorata di questo correttore, cioè la linea, almeno le cose che ho provato fino adesso di Bourjois sono veramente pazzesche. Diciamo che le caratteristiche di questo correttore sono le stesse del fondotinta a cui è abbinato. È un correttore di media copertura, anche di questo non vi aspettate, tipo stucco, però risulta super luminoso, super idratante, non va a seccare la zona, non va a fare le pieghette se lo fissate, anche se non mi copre al 1000% le occhiaie, perché se ci fate caso si vede che sono ancora un po' scure.
è talmente luminoso ed idratante che comunque non attira l'attenzione in quella zona. L'applicatore è picciolissimo, infatti ho detto oh, sarà un po' uno strazio applicarlo soprattutto qui, che è appunto la zona più grande, invece mi piace tantissimo. Se cercate un correttore con queste caratteristiche, prendetelo subito. Terminiamo con i prodotti Bourjois, così poi vi parlo anche delle altre cosine che ho qui davanti. Questo era un mio vecchio amore, l'ho ricomprata, la sto riadorando follemente. Questa qui è la Bronzing Powder ed è quella a forma di tavoletta di cioccolato, è carinissima. Di questa terra purtroppo esistono solo due colori, il 51 se non sbaglio, che è più arancione, e il 52 invece, che è questa che ho io, che è leggermente più rossastra, contiene meno arancione. Questa terra non è adatta a una persona che vuole una terra super pigmentata, super scrivente, al contrario, è davvero leggera. Potete andarci anche con la mano pesante e non è così scrivente che rischiate di farvi macchia. Per questo può essere adatta anche ad una persona che si sta iniziando a truccare, cioè che si trucca da poco e magari non sa ancora bene come applicare la terra. Trovo che sia facilissima da utilizzare proprio perché si sfuma benissimo, è super modulabile. Vi ripeto, se cercate una terra super scrivente, evitatela perché non vi piacerà. A me blush e terra piacciono non troppo pigmentati perché voglio poterli modulare io, anche se devo riapplicarli diverse volte, non mi interessa. Preferisco stratificarli piuttosto che applicare soltanto uno strato e avere una mega macchia sullo zigomo. Ultimo prodotto per il viso è il Master Chrome di Maybelline, che è un illuminante. Questo qui è nel colore 100 Molten Gold. È uno degli illuminanti che ho sul viso oggi, poi lo vedrete nel tutorial, non vi parlo insomma troppo del look che ho su oggi. È un illuminante bellissimo. L'unico problema che ha questo illuminante è che non c'è un colore più chiaro di questo, cioè questo è il più chiaro. Io riesco ad utilizzarlo in questo momento che sono leggermente più abbronzata dell'inverno, però l'ho acquistato quando ancora ero bianchissima e si vedeva una striscia dorata sullo zigomo. Quindi se siete super chiari, attenzione, perché non è chiaro questo colore qui, anche se può sembrarlo. Ecco, mi sono riempita la mano di illuminante. Dalla pubblicità, se vedete le immagini su internet, può sembrare chiaro, ma attenzione perché non lo è. È parecchio oro. Ho anche l'altra versione, quella più rosata, ma sinceramente non so perché mi sono più focalizzata su questo. Nel prossimo mese proverò anche quell'altro, così vi dico insomma se mi piace più uno o se mi piace più l'altro. Ho la mandibola che mi scrocchia tantissimo questi giorni, non so per quale motivo, non sono neanche nervosa, sarà un periodo così. Questo illuminante non mi piace utilizzarlo come illuminante messo solo qui sul punto più alto dello zigomo, proprio perché non è un illuminante abbastanza chiaro per me. Quello che faccio è lo prendo con un pennello ampio e lo metto su tutto lo zigomo e un po' in giro per il viso per avere questo effetto super luminoso, appunto non concentrato in una sola striscetta. Se siete più scuri di me sicuramente riuscirete ad utilizzarlo come un classico illuminante. Passiamo ad un prodotto per gli occhi, questo qui l'avete visto nel video haul di Maghillalia se non sbaglio. È di Milani e si chiama Hypnotic Lights, è praticamente un eye topper olografico. Che significa? Significa che voi lo potete utilizzare sia come un classico ombretto sia come topper da mettere sopra a un trucco già finito. Volevo farvelo vedere swatchato sulla mano, ma ho tutto l'illuminante di prima che non ho struccato, quindi non si vede nulla. È olografico, cioè non so bene se sia realmente olografico, perché sapete che adesso fanno uscire tutte queste robe chiamandole olografiche anche se non lo sono realmente. Comunque è a base rosata, all'interno ci sono dei glitter rosa, leggermente azzurrini, forse c'è anche un verdino e un oro. Questo ombretto qui non rilascia tanto colore, non va a colorare come non so un classico matitone appunto ad ombretto,
quello che fa è semplicemente va aggiungere un po' di luminosità e dei glitter, quindi se lo mettete da solo avrete il colore della vostra palpebra con dei glitter rosati sopra, se lo mettete sopra ad un trucco andate semplicemente ad aggiungere tutti questi micro glitterini al vostro trucco. Mi piace perché sono dei glitter super delicati, sono veramente finissimi, non si vedono questi glitter giganti che sembrano anche granulosi, sono veramente molto molto delicati. Trovo che sia leggermente difficile da stendere, io ci vado direttamente con il polpastrello, se lo stendo con il pennello non riesco. Prenderò altri colori? Sinceramente non so, perché non lo uso proprio tantissimo, però se cercate un ombretto con queste caratteristiche devo dire che è carino. Io l'ho usato diverse volte questo mese, anche se vi ripeto non è uno di quei prodotti che mi fa dire proprio lo amo follemente, non posso farne a meno. Ultimi due prodotti sono due prodotti per le labbra. Il primo è una matita di Wycon. Wycon è uscita con questa nuova linea di matite che si chiama Wonderproof, che secondo me è un nome carinissimo. Sono uscita con la zia di Andrea e è stata carinissima, mi ha detto dai prenditi qualcosa, ed è andata a comprare un rossetto, sono andata con lei, mi ha detto dai prenditi qualcosa, te lo regalo io, e mi ha regalato questa matita, è stata davvero carinissima, siccome mi ha detto ah, adesso ve lo devi dire in un video, ciao Alessio ti saluto, sei stata veramente gentilissima. Sono stata super contenta di aver preso questa matita che è nel colore 110 Mauve, calcolate che mia mamma l'ha vista e ha detto devo andarla a prendere anche io. È un colore bellissimo a base rosata e leggermente malva, ma non è quel malva grigietto che va appunto ad ingrigire, a spegnere il colore delle labbra, al contrario va a ravvivarle. Occhio perché se prendete le matite waterproof a contatto con l'aria, il waterproof tende a scurirsi, quindi il colore che vedete swatchato magari durante le ore può diventare parecchio più scuro. Questa matita si applica benissimo, dura un sacchissimo di ore e le voglio tutte, le voglio andare a prendere tutte. Ultimo prodotto di oggi, ma non per importanza, è il gloss di Milani Keep It Full nel colore Champagne. Ora, parliamone un attimo perché questo gloss è il mio amore, cioè mi sono innamorata follemente di questo gloss. E a parte il colore che bellissimo, però voglio assolutamente prendere tutti gli altri colori di questo gloss. L'applicatore è fatto in questo modo, vedete quanto è gigante, e quando l'ho visto ho detto sarà un problema applicare il gloss soprattutto sulle mie labbra piccine, invece è della dimensione perfetta per applicare il gloss anche su delle labbra piccine come le mie. Ne applica la giusta quantità, il prodotto vi ripeto è di un colore fantastico. Mi piace perché adesso vediamo tutti questi gloss super pigmentati che sono quasi dei rossetti lucidi, invece questo si avvicina più all'idea classica di gloss, quindi un gloss luminosissimo senza troppi glitter all'interno, ha veramente dei micro glitter finissimi ma applicati non si vedono e il colore risulta delicatissimo, quindi se lo mettete senza rossetto da solo un tocco di rosina alle labbra, se lo mettete sopra il rossetto non va a cambiare totalmente il colore del rossetto. Per quanto riguarda la durata, è un gloss, non vi aspettate chissà che cosa, dura un paio di ore, 3 ore, 4 ore, dipende a ognuno quanto dura il gloss, soprattutto magari se vi mordicchiate le labbra, se parlate, se mangiate, ovviamente vi ripeto è un gloss e va via. Si chiama Keep It Full perché dà quella sensazione leggera di pizzicorio alle labbra, è leggermente mentolato, non va, cioè non è fastidioso, è veramente molto molto delicato, non va a far diventare le labbra tipo così, ha un effetto delicatissimo che quasi non si vede, però anche la sensazione mentolata e di fresco sulle labbra mi piace, quindi super promosso. E questi erano i prodotti preferiti del mese di luglio, come al solito, anzi i miei prodotti preferiti del mese di luglio. Come al solito scrivetemi qui sotto nei commenti se avete scoperto qualcosa di bello in questo mese. Volevo ringraziarvi tantissimo per i commenti carinissimi che mi avete lasciato sotto gli ultimi video. Su Instagram già vi ho ringraziato, però so che non tutti mi seguite su Instagram, fatelo perché ovviamente riesco ad aggiornarvi, niente, oggi proprio non ci azzecco una parola.
No, dovrei farvi vedere tutti i pezzi che taglierò in questo video. Sono tipo, non riesco a parlare. Comunque su Instagram riesco ad aggiornarvi di più, ovviamente è più semplice. Quindi se ce l'avete magari e vi interessa, seguitemi anche lì. Altrimenti vi ringrazio tantissimo perché siete degli iscritti favolosi. Adesso stiamo diventando davvero tantissimi. Vi mando un grandissimo abbraccio. Ricordatevi di spolliciare all'insù questo video o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!